Picinisco, città del formaggio, riconoscimento conferito dall'ONAF lo scorso anno. Il pecorino prodotto nel borgo della Valle di Comino, ricadente nell'area dell'Alto Frosinate del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, garantisce alta qualità, pregiate peculiarità organolettiche e sapore sublime. Elementi apprezzati sulle tavolate dei buon gustai, tra i preferiti nelle elaborazioni gourmet dagli chef del Lazio. Vetrina dell'eccellenza locale, sintesi dei pascoli e della bravura dei casari, è la rassegna annuale Pastorizia in Festival, giunta alla 22esima edizione, sostenuta con forza dall'amministrazione comunale e vanto dell'associazione omonima, coadiuvata da una larga partecipazione di volontari. Un evento questo sempre più attuale e di una strategia vincente in un momento storico in cui la montagna vuole rappresentare la sua economia vincente, il suo motore economico e non più area marginale, un simbolo ambientale ma anche un esempio di socialità e di nuove opportunità di sviluppo per il nostro paese. Io lavoro nel direttivo del Pastorizia in Festival da circa 3 anni e lo faccio perché sono innamorata del territorio e non voglio andare via. Voglio restare e credo che sia un messaggio di resilienza che voglio dare a tutti i giovani. Questa festa rivive un po' le tradizioni, soprattutto le più antiche, il partire dal formaggio, il pecorino di Picinisco e come viene prodotto. Questa è stata l'attività principale svolta dai nostri nonni. Grazie a questa festa li facciamo rivivere questa tradizione antica che comunque anche oggi noi giovani cerchiamo di portare avanti. La manifestazione ha mostrato l'artigianato locale e le tipicità gastronomiche della zona. Impareggiabile la pecora al cutturo, preparata con una ricetta tramandata nel corso dei secoli dai pastori della valle. Qua abbiamo le pecore in abbondanza. Noi siamo appassionati da questa cucina. Per cucinare la pecora ci vuole tempo, passione. La pecora deve essere buona, deve essere una pecora che non ha avuto figli, una pecora giovane. Deve essere abbastanza grassa, se no non viene buona, e poi ci vogliono un sacco di aromi, di belli aromi naturali, tutti naturali, frutti freschi la mattina, e molto tempo e pazienza. Io con l'amico Luigi qua, che lui è il genio, è il maestro per la pecora, è lui che mi ha insegnato. Attrazione dei visitatori, lo stand della Sardegna, proponente una deliziosa alchimia di sapori difficilmente replicabili. Pane Carasau, quarta da musica. Bagnato con il brodo della pecora di Picinisco, condito con ricotta muschia dalla Sardegna e pecorino di Picinisco, e poi ci sono le verdure che hanno cucinato insieme alla carne. Gettonatissimo anche lo stand del Molise, proveniente da Rocca Mandolfi. Ci sono tanti motivi se i prodotti della 20ª regione piacciono sempre a tutti. Perché un prodotto sicuramente è la cosa migliore, genuino, non ha conservanti, non ha coloranti, tutto stato naturale, fatto a mano, cioè produzione a crudo o pastorizzato, ma artigianale.